Innanzitutto un saluto davvero affettuoso a tutta quanta la CMA dell'Emilia Romagna, ai suoi dipendenti, al direttore Fabio Bezzi, al presidente Dario Costantini e a tutti quanti i vostri familiari, perché poi il CNA non sono soltanto quelli che vi appartengono, ma sono i tanti, tantissimi che sono collegati a loro. Un saluto affettuoso in un momento davvero così difficile, così pieno di incertezza. Credo che mai come adesso ci confrontiamo con la necessità di muoversi nel nostro presente e di guardare al nostro futuro. Quanti dubbi, la realtà è così difficile, il problema di come far fronte ai pagamenti, nonostante appunto tanta paralisi, che tutto quanto viene rimandato, e anche l'incertezza e i dubbi di cominciare, non è un tasto che non è una porta che si riapre, è sempre qualcosa che va riavviato, e forse nel riavviarlo dobbiamo anche mettere in conto di fare tesoro di queste difficoltà, per cambiarle, per essere migliori, perché credo che una lezione così severa deve farci risolvere anche tanti problemi che abbiamo rimandato, tante contraddizioni che abbiamo accettato e che anche l'epidemia ha messo direttamente in luce, tante debolezze del nostro personale e del nostro sistema. Allora credo che dobbiamo ritrovare la grande determinazione, da cui nasce anche il CNA, la grande determinazione di sapere che soltanto con una responsabilità gli uni verso gli altri potremo risolvere le macerie, le rovine di questa epidemia, che in fondo è un terremoto che ha perso qualche persona cara, e dobbiamo essere doppiamente vicini, perché poi purtroppo loro non sono stati vicini alle persone care e non abbiamo potuto salutarli, accompagnarli nell'ultimo tratto del loro cammino sulla terra. Allora dobbiamo essere tanto responsabili anche per loro. Abbiamo capito che se io mi comporto male, se io non sono attento a me stesso e agli altri, posso generare tanti problemi. E questo senso di responsabilità forte che dobbiamo mantenere, e soprattutto un grande spirito di guardare al futuro, di mettere a disposizione tutto noi stessi, l'artigianato è questo, per permettere alla casa comune di ricominciare e di ricostruirsi in maniera più forte, in una maniera più salda per le nuove generazioni. Ecco, in questo tantissimi auguri di una Pasqua di luce, di speranza, di grande convinzione che nella solidarietà gli uni verso gli altri sapremo uscire da una crisi così profonda. Buona Pasqua.